Bentrovati amici da Stefano Ghetti. Nonostante ci attenda una settimana non certo di forte maltempo, l'alta pressione non riuscirà più a garantirci quella stabilità atmosferica come è accaduto nei giorni scorsi, nonostante anche le temperature però non faranno registrare grossi scossoni. Avremo comunque sì una settimana un po' più movimentata, adesso avremo una perturbazione che già martedì comincerà a far vedere i suoi effetti sul nord-ovest, dove arriveranno un po' più di nubi, qualche pioggia sparsa, un po' di nubi arriveranno anche sulla fascia tirrenica del centro e poi ecco che tra mercoledì e giovedì un fronte d'aria più fredda attraverserà bene o male da nord a sud un po' tutta l'Italia per poi abbandonarla nella giornata già di giovedì, quando rinforzeranno i venti di tramontana e anche di maestrale, e qui ci sarà ecco un moderato calo delle temperature. Probabilmente mercoledì sarà la giornata un pochino più capricciosa, con qualche pioggia che da nord molto velocemente, come dicevo, però si sposterà anche verso il centro-sud, accompagnata anche da qualche temporale e un rinforzo generale dei venti. Insomma, una settimana abbastanza movimentata, un po' più dinamica. Seguiremo i dettagli giorno dopo giorno. Per adesso mi fermo qui, amici, a più tardi.